Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua per parlarvi dell'ultimo episodio di Haunted America Latina, serie originale Netflix che per niente basato su fatti realmente accaduti di esperienze paranormali di queste persone. Non per ripetermi, c'è diciamo questo salottino e ci sono diciamo le persone reali che hanno subito questo e per niente viene costruito in frattempo che loro raccontano un girato di ciò che succede, diciamo tipo un film, ecco, dal regista che si occupa di questa cosa, cercando di prendere diciamo attori che somigliano a quelli che hanno subito diciamo questo evento. Questo episodio diciamo mi è piaciuto di più e anche diciamo secondo me è il più surreale, penso, perché una cosa del genere penso che sia impossibile. Allora, prendiamo questo ragazzino, i genitori divorziano e per non dargli, diciamo, troppo peso e farlo stare male, diciamo, essere sbalottato tra mamma e papà, lo portano dalla nonna. La nonna, prendete, una signora buona, gentile, tutto quanto, però viene a scoprire niente cosa fa la nonna. Cioè, la nonna fa esorcismi, aiuta la gente, cioè, fa questo, ecco, la nonna. Però non è cattiva, cioè una persona, diciamo, a posto. Praticamente si sta avvicinando Pasqua, è una settimana santa, e praticamente la nonna dice: oh, non usci venerdì santo perché so cazzi, se esci di sera, perché c'è zona rossa, Conte ha detto, non si esce, a parte gli scherzi. Prende da qui il ragazzino, giustamente, piccolino, non... sprezzante del pericolo, fregandosene diciamo dalla nonna, anche se cerca di sbarrare ovunque, lui riesce a scappare da una finestra e prende questa, non c'è nessuno, cioè forse lì questa usanza qua ci sia, perché prendi, ti accade qualcosa, prendi, se tu esci venerdì la sera. Cercava diciamo dei suoi amichetti in giro, ma sono tutti quanti inficcati dentro, fino a che si incontra il suo piccolo cagnolino caruccio nero e cerca di portarselo con sé. Fino a che sto cane diventa sempre più pesante, ma più pesante anche se piccolino, e lo lascia un po' per un po'. Fino a che sto cane praticamente si trasforma in un cane sempre di Resident Evil, però più bestiale, proprio inferocito, infernale quasi, un cane. E qua praticamente inizierà praticamente una corsa per salvarsi da sto cane, ma che poi qui in poi riuscirà a entrare dentro casa. La nonna dice: vedi, tu sei un coglione che sei uscito, e qui cercherà diciamo di... La nonna ci fa varie, lo lava con degli oli, delle cose profumate, diciamo per depurarlo da tutto ciò, però la cosa gli rimane sempre attaccata perché sto cane compare quasi sempre, ma la cosa è che non attacca, cioè si fa chiudere le porte in faccia sto cane, cioè queste cose non l'ha mai aggredito a questo qui, cioè se fa vedere lo fa spaventare ed è finito lì. Boh, non lo so, però l'episodio diciamo non è male, io non so se sia vero o meno sta cosa, boh, non lo so. E prendi il ragazzino, piano piano crescendo, riesce a, insieme alla sua nonna a interessarsi a questa cosa, a cercare di aiutare altre persone su queste cose qui. Come l'ultimo episodio, dai, non c'è male. Se vi va, date un'occhiata agli altri episodi con cui ho parlato. Fatemi sapere se l'avete visto, se non l'avete visto, se vi piace, se vi avete preferito quello americano. Fatemi sapere voi. Io vi ringrazio se siete fino a qua. Se vi va iscrivetevi al canale, non mi dimenticate se vi va, cioè, di attivare la campanellina, così sarete avvisati ogni volta che caricherò un video. E alla prossima recensione. Vi saluto.